Filippo Tortu, il ritorno sui 200 straordinario. Esatto, non me l'aspettavo, dai, sono contentissimo. Adesso è passata anche la stanchezza, quindi sto un po' analizzando il risultato ora. Fa pensare a Giannelli, il pallavolista, così giovane, titolare all'Olimpiade a 20 anni, vi conoscete, no? No, purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo. Com'è la traiettoria della sua esplosione? Sì, un attimo. Tanto ecco, facciamo vedere i piedi, che sono quelli che contano. Sì, ce l'ha più larghi che lunghi. Il cognome tradisce un'origine sarda? No, non tradisce, conferma un'origine sarda. Di dov'è? Tempio Pausania. Uh-huh. A Milano da sempre? Da sempre, sì. Mia mamma è di Milano, mio padre l'ha conosciuta e si è trasferito lì. Quando il passaggio all'atletica? Quando ha iniziato? Quando avevo 6 anni. Ah, proprio? Sì, sì. Quindi sono nato facendo atletica. Uh-huh. Il mito? Il mito, dai, Benè Berruti. Due? Due, sì. Pari mezzo. Più centista, vero? Dai, quest'anno è più centista, da magari l'anno prossimo, tra 2 anni, 200 metrista. Come si allena? Qual è la sua settimana tipo? Fra studi? Deve fare la maturità, no? Esatto. Tranquilla, settimana tranquilla. Quello è l'allenamento principale, è stare tranquilli. Quanto si allena al giorno? 2 orette. Dove? E a Giussano, un paesino vicino a dove abito io. Invece a scuola, la maturità dove? Al collegio San Giuseppe a Monza. Con quale? Scientifico. Farà anche l'università o? Sì, economia. Ah, già deciso proprio. E invece la magia dello stadio olimpico, Filippo? Indescrivibile, indescrivibile. Fantastico, veramente. La gara più bella della mia vita. Era il suo debutto in Diamond, vero? Sì, 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 il mio debutto. Emozioni? Dai, è successo tutto in fretta. Bellissimo, spero di farlo il più presto, l'anno prossimo, quando può ricapitare. A chi le viene in mente? Chi le viene in mente fra i campioni italiani così giovani? 18 anni è qualcosa di straordinario, soprattutto nella velocità, proprio Mennea forse. Anche Andrew Au, grandissimo, che poi... L'ha conosciuto? Sì, ho avuto il piacere. Che dire, avvicinarmi a lui è un ottimo risultato. Com'è questo mondo ora che Usain Bolt si avvia all'uscita di scena, a smettere insomma? Ha scritto la storia, adesso c'è un po' la corsa a chi prenderà il trono, diciamo. E secondo me De Grasse è in testa su tutti. Farai i mondiali, Filippo? Dai, diciamo di sì, vediamo. Prossimi appuntamenti? Non lo so ancora. Ah, proprio... Deciderà il mio allenatore, che è mio padre. Come si chiama? Salvino. Da quanto l'allena? Da sempre? Da sempre. Ha solo lei o altri atleti? No, ci sono anche altri ragazzi. Fidanzato? Lo diciamo il nome, no? Sofia. Non ho nulla da nascondere. Che effetto le fa anche, Filippo, essere l'atleta di punta della nazionale italiana assieme ad Alessia Trost? Per questa sera anche davanti ad Alessia, insomma. No, dai, ci sono atleti che coprono una carica più importante della mia nazionale, per citarne uno su tutti, Jimbo Tamberi, quindi fa piacere passare il tempo con loro, ecco, questo sì. E Fabrizio Donato, che potrebbe essere... Fabrizio Donato è il numero uno indiscusso. Sì? Sì, è un po' un CT aggiunto nel vostro mondo oppure? Sì, un punto di riferimento, un esempio per tutti. E invece il CT, il DT Elio Locatelli, che è l'anagrafe, potrebbe essere forse il suo bisnonno. No, è il più giovane di tutti lui, è un passo avanti agli altri. I suoi sogni, Filippo, i suoi obiettivi? Questa è l'unica domanda in cui mi cogli impreparato. Proprio nessuno, niente di... Penso gara per gara. Grazie. Grazie a te.